Sono 6.072 nuovi casi di Covid in Campania, su 31.137 tamponi processati ed un indice di contagio che supera il 19%. Altre 4 le vittime, sono 21 i posti letto occupati in terapia intensiva, 619 quelli in degenza ordinaria. Intanto in Irpinia casi in risalita, mentre nel Sannio sale a 502 il numero delle vittime del virus, con gli ultimi 2 decessi registrati al San Pio. Nel Salernitano violenza nel pronto soccorso dell'ospedale Ruggi, dove un sanitario è stato aggredito da un paziente che era stato invitato a sottoporsi al tampone Covid di routine. Disagi e caos al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove ieri si è dovuto chiudere il reparto di prima linea per i raggiunti 150 pazienti in attesa. Una situazione insostenibile quella del pronto soccorso dell'ospedale più grande del Mezzogiorno, con turni massacranti, disagi, barelle, sanitari in rivolta, come spiega il dottore Franco Verde, segretario provinciale Napoli ANAO Assomed. I nostri operatori, medici e paramedici, sono posti a turni di lavoro massacranti, la gente scappa dal pronto soccorso, ma Cardarelli sta sempre là a dare risposte. Allora ci chiediamo, che fa la regione? Perché non invita gli altri ospedali ad arginare queste situazioni? Perché non sistema un territorio in condizione di evitare questo? O qualcuno in regione ci dica che c'è bisogno di una transizione di 5-6 mesi per mettere in piedi tutto questo. Ce ne faremo una ragione, ma non possiamo essere lasciati così. Sono in balia di un super lavoro massacrante, mal pagati, mal riconosciuti e spesso aggrediti.